Alla fine ho deciso di fare una prova con il computer di Marco, quello nuovo, con Windows 7. E processore i5, no? Che non è più per l'altro, che abbiamo fatto l'altro video, con la scatolina, sempre USB, stiamo partendo da qui. Aspetta che accendo questa lampada qui, che abbiamo la luce qui, sempre USB, te la faccio vedere qua, ok, scatolina, collegata via parallela alla nostra elettronica, ok, e la presa che sono riuscito a far camminare, finalmente, dai, cioè ero preoccupato. No, tutto sta, qual è stato lo sbaglio? Lo sbaglio è stato che nell'altro computer, adesso faccio una prova con, domani, faccio una prova con l'altro. Con l'altro computer io semplicemente avevo caricato un profilo per la Optimum F20 che mi avevano dato assieme al programma. Guarda un po' un caso, era tutto sbagliato, passo delle vite, insomma, era tutto sbagliato, non poteva camminare la macchina, cioè, per quello ero un po' incredulo, perché non andava, e adesso si capisce che cammina, no? Rumorino bello. È un test di sgrossatura, ho messo una sgrossatura a lavorare, no? Fa movimenti in lungo nella X, okay. Con scheda USB che ce l'avevo, figurati, tanto si parla qua e là, no? Io ce l'avevo, vabbè. Computer, adesso sto salendo la zeta per cambiare aria di sgrossatura, adesso scende la zeta e continua un altro strato dello scalino, della sgrossatura, ma si capisce che va bene, eh? Ecco qua, era tutto, volevo farvi vedere che ero riuscito, erano i passi della setup che viene assieme al programma, figurarvi, aspetta che facciamolo finire questo spostamento, sennò non si capisce un cazzo. Adesso scendi la zeta e cammina più tranquillo, ecco. E era i parametri del setup, del file di impostazione che veniva assieme al programma, che non era della PNL, che era di un altro mondo. Attenti. Ecco, ho scoperto come fare i zeri, come dare i comandi, perché caricando questo G-code qui, ho visto che c'era, aspetta che metto la macro, perché ho la macro anche, così facciamo anche una prova video per il futuro. Ecco qua la macro. Vedi, c'è G01, allora ho detto, beh, con G01 vado e mi sono messo con G0, 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 G01 e via qui nella barra di comando, dove c'è il mouse inizia, dopo ho scoperto come fare G33, G55, tastando, l'avevo scoperto già, ma come non funzionava, pensavo fosse, ci fosse qualcosa di sbagliato, e niente, ecco qua, solo per... Allora, ecco, un po' di perdita quasi, quello devo cambiare queste vite perché ho la chiocciola in ferro ancora. Infatti adesso volevo fermare la BF, faccio vedere cosa voglio fare, aspetta un attimo che vado di corsa qui. Devo tornare di corsa, sennò quella si incanta, non mi... Allora, l'altro PC è collegato qui, faccio vedere quello che voglio fare con la BF. Vedi, qua ci sono le trasformazioni che devo fare. Aspetta un attimo, che aumento. Sono arrivato, dai.
aumenterò la corsa, si riesce a vedere, ecco, aumenterò la corsa ponendo questa parte qui fra la base e la colonna. Sì. Colonna e base, vedete, fra la colonna e la base metterò questo pezzo qui che mi aumenterà l'area di lavoro, e dopo su questo supporto che adesso vi faccio vedere che ce l'ho nella macchina monterò quello raffreddato ad acqua. Il supporto è quello lì con il CRES, e qui invece sta senza il CRES, no? Manca il CRES qui. Ok? Allora questo devo fare facendo tutti questi cambiamenti qui, faccio una pulizia, monto una scatola attorno, la chiudo e cambio le chiocciole, perché le farò in Teflon e se per caso avrò l'opportunità di avere un po' di soldi in tasca li cambio per il ciclo, ma intanto li faccio in Teflon così sono sicuro. Ecco qua, solo per aggiornarvi che sono riuscito, ma solo perché testardo ho detto magari il computer, sono venuto qui e non c'era l'impostazione che avevo caricato nell'altro e ho fatto a mano come mi pareva, ho trovato i passi della vite, tutto a mano, e dopo ho scoperto che era tutto sbagliato nell'altro. PC. Dopo la prossima faccio la lavorazione qui col PC vecchio, così vi faccio vedere la scheda USB del programma NC Drive, okay, che non credo esista più perché non ci sono informazioni in internet, USB. E via. Ciao ciao.